Ehi, Fuffa! Finalmente un Fuffa registrato! E nuova partita! E nuova partita. Allora, in questo Final Fantasy non ci sono i personaggi che salgono di livello e ottengono statistiche. Ottengono un livello di sviluppo da mettere in questa sferografia, dove vai appunto a usare delle sfere per sbloccare Ah, le stat ok! Un po' dei brutto da dire, personaggi. ma un po' alla Fuffa 13. Sembra, per come me l'hai descritto, poi se troverò. Concordo, no, se lo tiro dopo. Sì, è Quindi. esatto. Diciamo la spiegazione più semplice da dare in questo momento, poi quando lo vedrai a schermo si capisce meglio. Ok. Standard perché è quella normale, quella master ha meno sfere ed è più libera, però non appunto avendo mai giocato te al gioco non puoi essere troppo libera, quindi Ok, meglio diciamo standard, quindi come prima esatto. run. Vabbè, riarrangiata, penso che l'abbiano fatta apposta, un pochino più. Ok. Sì, è più barra pulita. Tipo, ora che stai sentendo quella di arancia. Ah, effettivamente. È altissima l'originale. Esatto. Io i suoni a uno. Perché mo si sono alzati? Ok, no, la sto già sentendo troppo. Ok, si è abbassato. Cosa è successo? Sono abbassato il suo. Ok, Sì, la voglio sentire. Ah, che poi questo qua è il video che provo a skippare prima. Bello. esatto. Con il mio bel swifu lì davanti, bella prorompente. Di cui non so niente, però dettagli. Che poi tu vai vedendo questo video adesso, sai quali effettivamente potrebbero essere i personaggi del party, anche non avendolo mai giocato. Quindi se Eh sì. te li ritrovi poi davanti, dici, ma questo mi sa che entrerà nel party. Ma questo è lore. Sì, Sono questo in. Ma c'è anche un furry? O un demone? No, un demone. Ci sono i personaggi qui femminili per equilibrio, di tre femminili, tre maschili più il protagonista, ok? Più Moguri, se ho visto bene, con la palletta che era vicino alle armi. ah, quello. No, in verità quella è l'arma di qualcuno, non è un Moguri. Ah! Sembrava un Moguri, scusi. No, 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 Maestro, chiedo scusa. è a forma di Moguri, ma non è un Ok. Moguri. Sa, stiamo giocando a FF9 noi in privato, quindi per me. Era un Moguri. Era. Listen to my story. This may be our last chance. Ok. Pensavo ci fosse un video molto più lungo. Io ho iniziato la mia avventura nei Final Fantasy con questo, con il 10. Io purtroppo no. Io ho i traumi del 13, purtroppo. Quindi vediamo un personaggio biondo dove dice: ora vi racconterò la mia storia. Che è il secondo personaggio biondo in un fofo bello. Che so, che bello. Fofo. Questo, fofo 10. Okay, ma vedo se riesco a alzare un pochino il volume. Se posso dare impostazioni. Non ho messo i volumi differenziati almeno nelle impostazioni del launcher. Halo? Ah, no! Non posso usare Cosa? Cosa Vast! usa? Le frecce? Freccette! Immagino usare un bellissimo analogico. Già, come si interagisce con X? Con che tasto? Ora il menu effettivamente No non ci problem. dovrebbe essere, infatti. Vabbè, teniamo i nomi base stavolta. Non abbiamo messo Esatto. mod che ci rovinano i nomi dei personaggi. Quindi Tidus, In caso ok. qua puoi anche tipo premere su originale se mai mancassi il nome. Vabbè, Cioè c'è se tu scritto. dici ok lo cancello per cambiarlo, poi non ti ricordi qual è, fai originale e via.
Non lo chiamiamo Gidan, anche se il taglio lo No. ricorda, però è Sì, troppo, vabbè, troppo adulto per essere Gidan. non è lo stesso taglio di Gidano. Alrighty. Alrighty, Me ok. too! Take it easy. Ok, e ovviamente anche le signorine vogliono la firma del mitico, no? Esatto. Madonna, Of che course. brutto doppiaggio. Can I have You got tonight? Nothing to your autograph? Oh, mamma mia. worry about. Oh, if I score a goal, No, ti prego, non dirlo. I'll do this. That will Bleh. mean it was for you, okay? Bleh. What seat? East block in the front row! Fifth from the right! Got it. Posso dire bleh? Sì? Gotta O bleh? go. Cheer for me. Two, three! We just had a blitz! Hey, I got a game to play. Then teach us after! Maybe tonight, No. no. Stasera, You no. can't tonight. I mean tomorrow. Ok. Promise? Bellissima quella col cappello, con Promise. l'occhio in testa. Stupenda donna. Raga, ma è palese. Ma chi era quell'essere, ok? Dell'acqua decente, incredibile, una cascata decente. Ricordati comunque che è un gioco PS2, hanno solo Per quello ho detto decente, in realtà. E hanno pulito delle texture. basta. Sì, anche se in tanti dicono appunto che la remastered ha annullato un po' di espressioni nei personaggi, pulendo le texture. Però avrei voluto giocare originale. Cioè, se tipo uno Switch come per altre remastered, tipo quella di Halo. L'opzione di poter I was in a coffee shop selezionare. running away from home when I heard the news. Our Scusami, hero, eh? Jet, gone, Vabbè. vanished into thin Quando air. tipo abbassare, cioè come My cambiare dad la must have been grafica his biggest all'improvviso fan. per I knew how vedere sad he'd be. comparison. Heck, we all were that day. Zanara says to myself, what are you thinking? I went Ok. running straight back home. We sat up talking about Jet all night. Ho i brividi, non sarò My dad and I l'influenza, never no? talked so Sei much. emozionata, ecco. Didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. AS? The two teams that have won through to the finals are, Nostro of S, course, the Abes from A nostro S. East and the Duggles from C South. I know Prendi there's a quella che sta lot of people out correndo. there today to see the star Non of la the prenderò mai. Abes. In just 1 year, he's Non become la the prenderò team's mai, number scappato. one player. He's Ma Jack's adesso l'ho già blood and a sbagliato. Eccola, new hope eccola, at eccola, eccola. baseball. What È lei? No. kind of super play will he Sì, show è us lei. today? Will we see Continua a his father's parlarci. legendary shot? I don't think I'm the only one Ok. excited here, folks. Regolare. Ovviamente. Ti dedico anche te il gol. Un tesoro. Così. Sì, degli Zanardi, so capi. Sappiamo il nome della squadra adesso. Zanacard Zanard, ho Abes. detto Zanardi, vabbè. Io ho letto veloce. Make way, make way! Please. Coming No. through, sorry. Ma mi devo muovere io? Pure? Sì. Questo mi tiene. Hey, I'm gonna be late. Muoviti. Hey, let go of Sì, ho me! visto tanti Ma sei già che lì! effettivamente pensavano che il personaggio si muovesse da solo. Anche io la prima volta dicevo No, ok. io mi sono messa subito a muovermi e ho detto. Ok. L'emozione della partita. Thank you.
Sono successe delle cose, effettivamente. Esatto, sembrava una serata normalissima, tranquillissima, tutti a vedersi la partita e succede il casino. C'è cose nascoste qua? No. Ok, cambia la telecamera da solo. Sì. In alcuni punti la telecamera cambia da sola per permetterti appunto di girare bene. Ok. Volevo aiutare le persone indietro in realtà, però. No, eh? Magari? No. Ancora. It begins. Don't cry. Scusa. This way. Per mezzo secondo, pa cioè. Non si capisce perché i volumi delle cutscene aumenta in questa maniera allucinante. Che Che hanno io ho fatto anche qualche abbastanza. cazzata, probabilmente. Che fastidio! Mi direi che devo passare dal mixer. Dovrò riandare nelle impostazioni, temo, perché avremo anche troppi video così, sicuro. Prima arma, to. Divertiti. Ma sei un atleta, non dovresti avere problemi a tenere un'arma. Il mio vecchio, perché non ho messo mio Esatto. padre, vabbè. Ci sta che parli un pochino in modo più giovine, no? Più che altro per il rapporto che poi si scopre tra appunto lui e il padre, ci stava che tenevano comunque dal mio vecchio così. Ok. Senza scritta tutorial o altro, ok. Esatto, all'inizio è così. Vabbè, Si chiamano tu sai come ti chiami. nemico A, no, no, è nemici. Lui si chiama Auron, ok. Noi siamo Tidus, poi c'è nemico A, nemico B. Volevo il Sono nome dei appunto. nemici. C'è il nome dei nemici che è quello in alto, Trito di Scaglie. Ah, vedo tipo l'abilità o qualcosa così. Giustamente vengono dalle scaglie del nemico. Ecco, questo è il primo farming spot. Tu per andare avanti devi fare fuori i tre davanti, ok? Però se faccio fuori quello dietro. Però, per evitare che appunto ti facciano danno, perché puoi evitare che ti facciano danno, elimini i due laterali davanti e poi, Tipo quando... questo. Esatto. Poi quando inizi a colpire quelli dietro, sarà sempre il tuo turno. Ultracidio. È un valore nascosto l'ultracidio. Se tu riesci a fargli l'1,5% cioè no, l'1,5 volte la sua vita massima, ok? Con un attacco, Ok. non, no, no, scusa, non la sua vita massima, il valore che gli rimane, ok? Di vita, ti conta come ultracidio, quindi ti darà più esperienza, più soldi quel mostro. Ok, due volte l'ha fatto a noi, quindi ottimo. Volevo vedere se era proprio in quel punto che a caso si era buggato da ultracidio, ma a quanto pare Vedi la barra gialla lì sotto, no. sotto i nomi? Quella è l'abilità speciale
che per le abilità speciali, quelle finali, diciamo, dei personaggi. Ok. Quello che stai facendo adesso, perché per adesso, per caricare quella barra, l'unico modo è prendere danno. Mentre quello che stiamo facendo adesso è far uccidere più mostri possibili a Tidus e Auron per sbloccare un'altra meccanica per ottenere quella barra, che è appunto eliminare un nemico, che è la migliore secondo me. Ok, quanti ne devo ammazzare, tipo? Ogni personaggio ha il suo valore, che varia e varia. Quindi stiamo qua a ammazzarli finché non carica la barra? Non finché non carica la barra, finché non ti compare il messaggio Tidus ha preso. Ah, ok. Quindi ci sono le abilità da prendere. Un po' Sì, alla no, fuffa. no, 9. allora quelle abilità sono le sblocchi con la sferografia. Ok. Quello che stiamo ottenendo adesso sono altri modi per caricare la barra turbo, è così che si chiama, per appunto apprendere nuovi modi per caricarla. Ci sono di tutti i tipi, c'è cioè quello uccidi un nemico, fai danno al nemico, vinci la battaglia, anche quella quando i tuoi alleati subiscono danno, oppure c'è quella se curi un alleato. Curi l'alleato, ti si carica la barra. Ce Ok. ne sono un sacco. Solo che Dopo ci ogni. Più metteremo un po' comunque qua. che altro è. Non ti devi sbagliare a colpire per quello. Perché anche io mi stavo mettendo a farlo tranquillamente. A una certa ho pigiato. Non mi ha preso il comando per spostare il bersaglio, perché ti bersaglia direttamente quello davanti. E quindi Giustamente. ho perso, diciamo, il momento. Vabbè, no, è fattibile. Aumenta. Cioè, ti puoi prendere. Visto che qua è proprio a turni, non è a TB come in Final Ah, Fantasy 9 o infatti, 7. molto meglio però da una Puoi parte. prenderti quel secondo per spostare la visuale e confermare quello che stai Assistente facendo. all'animazione 2 secondi. Invece aumenti solo la velocità dell'animazione, che è già anche di più in confronto. Ovviamente farei più in fretta di me perché io lo sto giocando su PlayStation, non c'è il comando per velocizzare. Ah no? E no. Ah, ma quindi la stai giocando in contemporanea proprio, ok. Sì. L'unico peccato è che qua non ti andrà a contare nessuna esperienza o soldi, purtroppo. Comunque, penso che... quanti livelli in più è Auron? Perché Auron ha le Allora. Vabbè, tecniche a differenza di Tidus? Vabbè, in caso ha una tecnica. le ha però, cioè ha Però. l'opzione nel menu tecniche. Sì, però ha come. Cioè, se vai poi a vedere la No, 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 no. sferografia. X per indietro, Quando ok. andrai a vedere la sferografia con Auron, vedrai che è praticamente ha sbloccato solo quella, quindi è come se fosse di livello 2, insomma, adesso. Ok, quindi si parte da livello 1, non dallo 0, ok. No, invece, direi che sì, si parte dal livello 0, perché effettivamente con Tidus e gli altri partiremo. Principalmente con Tidus partiamo dal livello 0. Proprio perché non avremo niente di sbloccato mentre gli Ma che altri bello, ho avranno. notato adesso che tipo muove la testa quando mira. Sì, perché osserva, guarda il bersaglio. Io per un attimo mi stavo ti stessi riferendo ad Auron che lo vedi sgranchirsi finalmente. Invece no, sì, effettivamente Anche, guardano. quello l'ho notato, però lo sguardo è un po' più particolare di un personaggio che si sgranchisce. Tidus, vabbè, immobile nella sua animazione. Almeno sicuro una cinquantina di nemici bisogna farli fuori. Tieni conto che io provandoci con la versione PS2, per arrivare poco dopo la città iniziale, quindi quando hai praticamente i primi personaggi del party assieme, ci ho Ok. messo 11 ore di gioco. Perché per l'appunto dopo.
ci sono altri due farming spot in questa maniera. Ah. Cioè uno che è un farming spot di farmare soldi, quindi sono un continuo di battaglie che vanno avanti. Mentre un altro è proprio un farming spot così. Tipo nemici che non ti fanno danno e tu puoi... Più che altro è un farming spot mirato a fare a sbloccare determinate cose. Ok. Oltre a il fatto che quello, poi c'è la cosa che se lo fai è un continuo accumularsi di punti esperienza. Quindi della serie ti fai... Io sono arrivato che ne ho fatti 24 livelli con tutti i personaggi. Ah beh, allora quindi, immagino, capisco perché sono quindi, ore. Sono quindi 24 slot della sferografia, perché ogni livello ti sposti in questa sferografia. Ok. Più se riesci a fare gli ultra CD, l'esperienza che ti dà un mostro è doppia. Quindi... Peccato che qui l'ultracidio non si possa fare, cioè non conti, no, non, perché sennò avevamo superato. Non accumuli l'esperienza, purtroppo. Mi è arrivata una notifica, c'era, cioè, me son persa. Wait. È sbloccato un achievement. Sì, ma non so più. No, dell'ultracidio, tipo, qualcosa è arrivato. Cioè, in alto, tipo. Però non so se... Come faccio a capire se l'ho fatto? Quello è il problema. Allora, almeno per Tidus, ok, sono 100 nemici da sconfiggere, ok, e almeno fare danno a almeno 150 volte. Sono questi i primi due che riesci effettivamente a sbloccare. Ho rallentato la velocità perché è troppo veloce, aumenta... Io pensavo fosse una notifica a menu. Devo che tu te la toglievi, non che notifichina in alto inutile che poi si toglie. Non noti. Però nel caso che ora stai praticamente one-shottando tutti i nemici, saranno anche 150 nemici. Più che... Perché appunto se devi fare danno effettivamente a... devi fare danno 150 volte... Ma io come faccio a capire se... Ok, Tidus l'ha preso adesso. Tanto ne devi fare altri 50 per riuscire a sbloccare anche l'altra. Ah, ok, in teoria per Auron uno dovresti averlo già fatto. Sì, ne ho fatti due. Ha fatto sia... Auron adesso ha fatto l'altro. Forse. Ha fatto già Grinta. Auron ha fatto... Quindi ti manca giusto Tidus per Grinta. Perché effettivamente per il primo Auron lo prendeva prima di Tidus. E allora 20. È quando mi è arrivata una notifica che non ho visto. Posso cambiare le armi in combattimento. Sì, perché ogni arma poi, come ogni nemico, ha un elemento. Quindi tipo ci sono le armi che hanno un determinato elemento, come i nemici a cui sono deboli. Quindi puoi switchare l'arma per essere vantaggiata in confronto a quello che ti trovi davanti. Come anche i personaggi poi saranno adatti per ogni tipo di nemico. Però questo lo si scopre bene più avanti con giocando. Ok. E l'ho scoperto adesso perché si parla. Nel frattempo che si farma. Esatto. Comunque nel mentre che io aspetto te... Okay. Posso provare a fare un altro tipo di, appunto, tecnica, che è in teoria quello, appunto, vedi l'alleato venire danneggiato o picchiato. Se per tante volte un personaggio viene colpito, che è, gli altri possono apprendono l'appunto la cosa di caricarsi la barra quando un alleato viene picchiato. Hanno i sentimenti, quindi imparano la rabbia, questo mi stai dicendo. E immagino, dopo 150.000 colpi di un personaggio, cazzo, l'hanno picchiato. E inizia. Molto bella come meccanica alla fine, anche la rabbia, i sentimenti, le emozioni. Oh! Uno. Di Tidus.
Non devo aver finito. Tracidio? No. Neanche una gioia, ti... Manco una gioia proprio. Perché ha il braccio così a moncherino? Ce l'ha sul petto. Aveva il braccio sul petto prima. Con la mano molto appesa. Get out of my town. Some can't wait. Fuori dalla mia città! Il turbo. Quando la barra turbo visualizzata sotto i parametri HPMP è piena, posso usare una turbo tecnica. Premere canch, cioè così non puoi cambiare della finestra dei comandi. Oh, ok. Vabbè, la freccia si intende, ok. Arcano ha lui come... Arcano, però sono altre... cioè è solo la categoria. Poi se la, come la apri, ce ne, poi ci sono tutte dentro. Io ho provato a premere uno per vedere se ci fosse il tasto per informazioni sulla spell. Oh no! Sono facili. Eh no, perché non sapevo ci fosse, quindi ci ho messo un po' a fare, però... Ma, però non vale che mi dai sta cosa dopo. Allora... Cacata. Ognuno ha il proprio stile di per fare appunto l'attacco. Clean. Allora, l'attacco, se non riesci, non è che fallisce. Fai meno danno. No, ma ho fatto ottimo, comunque, con... Ok, sì. Ho fatto schifo con Auron, perché non me l'aspettavo queste cose. Esatto. Vedi, questo è un ottimo punto, perché usando Antima ti fa un quarto dei tuoi HP attuali. Ok? Non devo usare pozioni, credo. Però la cosa è molto lunga, quindi vai avanti. Più che altro perché quelli veramente ottimi sono appunto, soprattutto per Tidus, è sconfiggi un nemico, perché la barra si carica di un quinto o di un quarto, non mi ricordo, no, di un quinto ogni volta che sconfiggi un nemico. Quindi è molto buona come cosa. Ok, ma mi conviene usare una pozione. O dici... No. No? Non serve. Perché lui continua... È sugli HP attuali, non su quelli massimi. Quindi lui ogni volta, tipo... Lui ti farà sempre un quarto di 124 adesso. E poi dopo un quarto di quello che ti rimane. Ok. Hai fatto. Esplosioni, cose... Di Burn Maw, ho paura che ci sarà un video e diventeremo sordi. No. Ok, no, perfetto. Dopo c'è il video. Così c'è ancora una battaglia. Testare. C'è ancora una battaglia e poi ci sarà il video, effettivamente. Mi conviene usare le pozioni adesso oppure si resettano gli HP? C'è una sfera laggiù. Ah. Prova a usare quella. È laggiù che non... Ah, ok, laggiù, qua giù. Halo? Posso? La salvosfera. Beh, io su PS2 ero arrivato molto molto vicino alla boss finale. Alla boss fight finale. Ok, altri nemici. Non è più farming spot, quindi... Davanti. Esatto. Prima i laterali, quindi? No, non è più farming spot. Quindi un consiglio è: fai fuori sempre, se possibile, quello subito dopo di te nella tabella dei turni che hai a sinistra, per l'appunto. A destra, scusa. Eh sì, così perde il turno, giustamente, muore. This could be bad. Esatto. That. Knock it down. What? Trust me, you'll see. Fa boom. Picchiamo quello allora. Ecco, un bel elemento di Final Fantasy X è che per alcune battaglie
ci sono delle, diciamo, delle cose ambientali che puoi usare appunto per darti vantaggio. Perché ovviamente la battaglia sarebbe infinita, solo che al contrario di prima ti picchiano qua, effettivamente. Sì, che una buona percentuale delle volte, ok, stavo per dire schivi, però a sto giro te le hai presi tutti. Oppure, schivi, sì. Oppure perdono il turno i nemici facendo brillare le ali, per l'appunto. Boom! Fatto boom. Paura di quick time event. Beh, bellissimo. Vabbè. Senza reazioni, lui bellissimo. Auron, stupendo, guarda. Go. No, non ci sono quick time event, vero? No, non ci sono i quick time event, niente, di 10, tranquilla. Sarà con la tastiera era un bordello perché possono hanno una scelta infinita di tasti. Ok, l'audio era come dicevamo, come dicevo io. È il generale che non ha senso, però vabbè. You are sure? This is it. This is your story. It all begins here. Okay. Tambuco nero. Così che iniziò la storia, inizio della fine.